Ciao e bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar, nell'intimo canale Annalisa Superstar. Oggi parliamo di intimo. Per intimo intendo le mutande, no? Reggiseni, queste cose così. Sì, perché l'intimo è la prima parte dell'outfit. Cioè, un buon outfit comincia proprio dall'intimo. Non è una bella maglietta soltanto o un buon pantalone che ci cada bene. Se non abbiamo la mutanda giusta, non abbiamo fatto niente. Quindi oggi sostanzialmente si parla di mutande, detta così. E a proposito di mutandazza, io ho la mutandazza Theory, che prevede che tutte le donne, a partire da Beyoncé, Madonna, la regina Elisabetta e poi tutte noi che ci stiamo al centro fra tutte queste, abbiamo la mutandazza, che è proprio la mutandazza di cotone proprio con l'elastico molle, quella da ciclo, oppure quella da giorno, oggi sto in casa con la tuta, il pinsettone, gli occhiali e non me ne frega niente. E quindi metto la mutandazza. Tutte abbiamo la mutandazza, io ne sono sicura. E se non hai la mutandazza? Fuori, vai via, vai via, vai via. No, 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 io parlo solo con gente che ha la mutandazza nel cassetto. Ogni conformazione fisica ha bisogno del suo intimo, perché la figata dell'abbigliamento, così come quella dell'intimo, è che può aggiustare. O quantomeno, vedi, non è questione di aggiustare perché poi bisogna valorizzare quello che siamo. Se poi tu vuoi dimagrire, quello è un altro paio di maniche che trovi in mio favore perché il dimagrimento, così come l'attività fisica, migliora sicuramente il tenore di vita. Ma non possiamo fustigarci dalla mattina alla sera, è giusto pure valorizzare quello che siamo. Mentre si dimagrisce, oppure mentre si trova la forza, si raccolgono le idee per dimagrire. Anche perché, detto sinceramente, taglie, misure e modelli si trovano con serenità e anche in diverse fasce di prezzo. Quindi questo video in realtà è veramente dedicato a tutti quanti. Esordisco vuol dire che io dico un no secco alla pancera. Io l'ho utilizzata una volta soltanto per un matrimonio, pancera che ho tolto in un bagno di un bar perché non ce la facevo più. Stare con la pancera è una tortura veramente incredibile, la pancia si vedeva in ogni caso. Perché ti dico questo? Perché questo video proprio vuole andare verso la direzione del valorizzare il nostro corpo e quindi di accompagnare il corpo e sentirci più a nostro agio, ovviamente vestite, perché io non dico ora facciamo tutte le sfilate in intimo, no, non è quello il problema, non è quello il fatto è che anche sotto i vestiti, se noi ci valorizziamo, il capo ci veste meglio e sicuramente magari una si sente un pochettino più a proprio agio. Però ragazzi, la verità, siamo donne, allora io non sono una sciocchina, non sono una persona frivola o superficiale, però a me queste cose mi piacciono, punto. C'è niente da dire. Ogni fisico ha bisogno del suo tipo di intimo. Partiamo da un fisico come quello mio, che è un fisico asciutto, atletico. Io faccio sport tutti i giorni. È ovvio che l'intimo che utilizzavo io fino a qualche anno fa non può in alcun modo essere l'intimo che utilizzo oggi. Reggiseni, se anche tu hai due paracetamolo invece delle tette, super push-up, push-up o comunque reggiseni imbottiti che ridanno dignità alle tue paracetamolo. Attenzione, il punto non è diventare Pamela Anderson dell'ultima ora con un super push-up, il punto è avere un reggiseno che accompagna le forme più o meno abbondanti e che dia il giusto sostegno o la giusta illusione. E ai fisici come i miei è indicato proprio non utilizzare il ferretto. Al contrario, per esempio, per chi ha il seno molto rilassato o leggermente rilassato, perché può capitare, insomma, avere un figlio, l'allattamento, magari non si riesce a fare sport o non si vuole fare sport, e può capitare di avere il seno un po' più rilassato. Il push-up è una manna dal cielo e io raccomando i push-up di Intimissimi e Tezenis. Quelli di Tezenis costano la metà, sono la stessa identica cosa di Intimissimi, già che sono lo stesso brand fondamentalmente. Ma c'è un tipo di reggiseno che in americano viene definito t-shirt, che è un reggiseno veramente stupendo. Non ti nascondo che io l'ho. Questo tipo di reggiseno dà molto comfort, bello da indossare sotto gli abiti o sotto le magliette un po' più aderenti. Per il seno rilassato, ma in realtà anche per diversi altri tipi di conformazione fisica, adesso si usa tantissimo un modello che si chiama bralette. Lo sta sponsorizzando veramente a bestia Intimissimi, ma ti posso dire sinceramente che l'ho visto anche in diversi altri negozi, o altri brand di catena. Quindi si trova con molta facilità. Questa bralette non dà la sensazione proprio della ciao, sono Pamela Anderson, ed esalta la naturalezza del corpo. Io ancora non l'ho provato, devo essere sincera, ma mi sa proprio che me lo sparo perché lo trovo molto bello come concetto proprio di esaltare la naturalezza di un corpo e non artefarlo. Perché vedi, il super push-up, per quanto a me piaccia, no? Come concetto, e ce l'ho pure, però è una specie di artifizio, ecco. E poi alla fine, quando finisce l'artifizio, ragazzi, non abbiamo fatto niente. Io fino a qualche anno fa avevo un fisico cosiddetto a pera.
Per i fisici a pera, per cui si è più piccolini sopra e un po' più abbondanti sotto, sono consigliati i reggiseni a balconcino. Sconsigliati i super push-up. Consigliati gli slip a banda larga, quindi leggermente più coprenti, non contenitivi. Sconsigliata la pancera. Io dico no alla pancera con molta tranquillità. La pancera, le pancere, le pancerine, quelle soprattutto a pantaloncino che stringono, strizzano, con quei tessuti sintetici, sono una tortura veramente cinese, perché paradossalmente forse è più una questione psicologica della pancera, ma la pancera non ha niente la pancia, anzi in certe occasioni la esalta anche e si vede sotto molti vestiti. L'intimo giusto, lo slip giusto aiuta, e come si aiuta? Perché per esempio per il fisico a mela, per cui si è più rotondi nella parte del busto e con le gambe leggermente più magre, sai cosa aiuta? Il corsetto. Io ho utilizzato il corsetto per un po' di tempo. Inizialmente, devo essere sincera, non è molto comodo perché ha le stecche, no? E poi dopo un pochettino tu hai queste stecche qua, non era molto comodo. Poi forse mi sono già abituata, mi faceva stare pure bella dritta. Però obiettivamente il corsetto, soprattutto perché è il fisico a mela, è veramente una manna. E anche dei corsetti, ormai se ne trovano in tutti i tipi, i modelli, si può utilizzare anche come sottogiacca, secondo me, se non è troppo corto. Se è troppo corto a me non piacerebbe come sottogiacca, su di me per come sono io, però nulla toglie che si possa utilizzare come sottogiacca. Il fisico a mela dovrebbe prediligere proprio un body, per esempio, proprio per accompagnare e valorizzare la propria figura, non per stringerla, schiacciarla, modellarla. Per quello serve lo sport. Un body, così come un corpetto, accompagnano la figura, valorizzano alcuni punti. E vedrai come ti cadrà meglio un abito, come ti cadrà meglio una camicetta, come ti cadrà meglio un pantalone, una gonna. Non devi strizzarti, devi valorizzarti, che è diverso. No alla pancera! Per i fisici cosiddetti a rettangolo è consigliabile utilizzare un body. Tra l'altro di body se ne usano veramente tanti per adesso. Non so se hai notato quanti body ci sono in commercio. E per ogni body c'è una tipologia differente. Allora, il mio consiglio qual è? Sinceramente, io non è che abbia tutto questo grandissimo slancio nel chiamare una ragazza che lavori in un negozio di intime e dire dai guardami come mi sta, quindi su questo soprattutto quando ero molto 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 più in carne, anzi no, proprio quando ero grassa, non avevo questo slancio di dire ah ma questo mi sta bene, questo non mi sta bene. Di certo però ti posso dire che era molto un mio vincolo mentale punto e basta, e che io ho utilizzato per tanto tempo in passato l'intimo sbagliato, che non solo non mi ha valorizzato ma mi faceva stare male i vestiti. Un po' perché correvo il rischio, tra virgolette, che si vedesse, ed è brutto che si vede l'intimo sotto i vestiti. È un po' come quelli che utilizzano, che io una cosa che non capirò mai, le bretelle di silicone. Ma si vedono le bretelle di silicone? Quanto vale che metti le bretelle normali? O compri un buon reggiseno a fascia, perché i buoni reggiseni a fascia che sostengono esistono. Certo, se hai un seno veramente molto abbondante, acquistare un buon body o un buon reggiseno o dei buoni slip. Ti dico come faccio io. Sicuramente io ci sono momenti in cui spendo un po' di più. Poi capisco, ok, a me questo modello non solo sta bene, mi fa sentire a mio agio, mi sta valorizzando, mi piace come mi sta sotto i vestiti. Ok, questo è il mio modello. Magari ecco, per quel completino speso un poco di più, guardo bene il modello e lo cerco di fascia sicuramente più economica, perché per tutti i giorni, capiamoci, la mutandazza. La mutandazza docet, altrimenti. Però lasciarci indicare quale può essere il modello giusto da utilizzare dalle ragazze che lavorano o dalle signore che lavorano nei negozi di catena, piuttosto che in una merceria, piuttosto che in un negozio che vende intimo, che non è un negozio di catena ma vende soltanto intimo, lasciarci aiutare e indicare e trovare quale può essere il modello giusto per noi è una manna, perché poi riesci a capire qual è il tuo modello, quale ti calza meglio, quale ti fa sentire a tuo agio, ed è da lì in poi è tutto in discesa. Secondo me esistono dei must have che possono essere un buon body color carne o nero. Un reggiseno a fascia, ora che andiamo incontro alla bella stagione e quindi magari mettiamo le spalle scoperte, un reggiseno a fascia color carne. In generale per i capi basic di intimo io prediligo il color nude perché non si vede. Non mi piacciono moltissimo le cose colorate se non in qualche eccezione, ma siccome io utilizzo molti abiti bianchi, pantaloni bianchi, a me non piace che si veda l'intimo in trasparenza e quindi preferisco sempre il nude. Ma questi, sai, sono miei gusti personali, io prediligo il nude, ecco, ma questo prescinde tutto quanto, però vuole essere un consiglio. E tu
Quale intimo usi? Guarda, sono stata veramente molto indecisa per fare questo video perché se tu segui il mio canale sai che io sono una persona molto riservata, ma alla fine parliamo di mutande, Gisele. Perché sai, a me viene sempre da raccontare, ah ma sai io che faccio questo e quello, però non mi va molto di fare vedere il mio intimo. Io spesso e volentieri compro diverse cose, pure molto carine, ma non le ho mai fatte vedere in video perché sono riservata e pudica. Però con questo video io vorrei ricordarti che sì, io sono della squadra della mutandazza forever. È che un bel completo intimo certe volte fa la differenza. È che ogni tanto ce lo possiamo regalare per noi stesse e per nessun altro. Tanto alla fine, fondamentalmente, lo sappiamo noi cosa c'è sotto, ecco. Quindi questo video vuole comunicare quanto sia giusto o importante valorizzarsi piuttosto che costringersi dentro qualche cosa che ci strizzi per modellarci in base a quello che la società ci dice che dobbiamo essere. Piuttosto valorizzati e sentiti stupenda. Parola di superstar! Spero che questo video ti sia piaciuto. Qualora ti sia piaciuto, non dimenticare di lasciare un pollice in su, aiuti me e il mio canale a crescere. Ci vediamo dopodomani con uno sfavillante video. Ciao!